Ciao ragazzi, siccome domani per ragioni di tempo ho dovuto per forza tagliare la parte cabarettistica oltre che le frecce tricolori dalla presentazione, cerco di presentarvela lo stesso andando a registrare. Che poi, se ci pensiamo, un imbuto fa scendere l'acqua in un buco e l'acqua scende sempre a spirale, fa un gorgo, insomma, che tira giù tutto, alberi, case, colli, per l'inganno consueto. Se prendi l'imbuto e lo togli, il gorgo che ha dentro non smette, continua a girare con dentro gli alberi, le case e tutto il resto. L'altro giorno un mio amico ha tolto l'imbuto e c'era dentro un condominio, un palazzo trascinato nel gorgo e andava giù forte. Cioè, che esserci dentro girava la testa e non mi immagino cosa sia successo quando il condominio è arrivato sul fondo. Patapum! Che poi voglio dire un imbuto, in inglese si dice funnel. Suona bene, vero? Funnel. E chi non ha un funnel nel suo guardaroba? Se ce l'hai, lo so che ce l'hai. Se ti metti un funnel, sei più figo e tutte le donne cascano ai tuoi piedi solo perché hai il funnel. Vabbè, e poi c'è il portafunnel, il guardaroba, lo stirafunnel e via dicendo. Che l'altro giorno la mia donna delle pulizie non sapeva come stirare un funnel e ho dovuto farle vedere un video tutorial su YouTube. Ma che cos'è un funnel su internet? È un percorso obbligato di navigazione, nel quale il navigatore che arriva sul vostro sito compie un determinato cammino e si converte. Quindi io, che sono una specie di mago del funnel, è come se fossi un prete. Converto la gente. E quindi ora posso permettermi di benedirvi tutti, Dio vi benedica e benedica. Galileo, Galilei, ciao, a domani!